Questi giorni noi abbiamo la discussione sul latte degli agricoltori sardi, dei pastori sardi, abbiamo a confronto l'industria che chiaramente vuole prezzi più bassi e invece i pastori che vorrebbero prezzi più alti e abbiamo i consumatori che hanno deciso di comprare meno di quanto non sia stato prodotto il pecorino romano per cui il latte sardo era usato. Ecco, comprendere che qualche volta è bene guardare a tutta la filiera in modo che i prezzi siano convenienti per chi produce il formaggio, ma convenienti anche per chi produce il latte e non proibitivi per il consumatore è una cosa molto importante e questo si può fare senza violare le regole del mercato. Consumatori, produttori consapevoli aiutano il mercato a funzionare meglio. E oggi c'è un problema che possiamo chiamare di consapevolezza. Come produttori è chiaro che si vorrebbero prezzi alti, come consumatori si vorrebbero prezzi bassi ma anche qualità alta. E tutto non si può avere, il mercato ha le sue regole e quindi anche un minimo di conoscenza che porti a far capire che se si produce troppo il prezzo scende mentre i costi rimangono costanti e quindi può diventare non più conveniente produrre. Al tempo stesso i consumatori possono volere un buon formaggio, un buon prodotto, ma pagarlo pochissimo e quindi magari farlo arrivare da produttori che non hanno tutti i controlli che i nostri hanno. Oggi è importante per rafforzare, per valorizzare quello che per l'Italia è un settore produttivo di prima grandezza, e cioè il settore agroalimentare, che ci sia un po' più di consapevolezza. La consapevolezza è quella che oggi si chiama anche conoscenza economico-finanziaria di base. Bisogna sapere alcune cose non per diventare degli esperti, ma per comprendere un po' i meccanismi e per fare scelte un po' più di buon senso. La consapevolezza e il buon senso stanno molto insieme.